E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questa nuova recensione. Sigla! Oh, ed eccoci qui con una action figure del 2019 per la linea Medicom Mafex. Abbiamo tra noi The Amazing Spider-Man nella sua versione comics. Eccola qui. Una delle figure più attese del 2019, siamo solo all'inizio dell'anno. Vincitrice incontrastata del sondaggio sul canale Telegram, ragazzi. Se volete partecipare a questi sondaggi, vi invito ad iscrivervi al canale che trovate qui sotto in descrizione, insieme a tutti i miei social. Una cosa importantissima, ragazzi: con questa recensione torneranno i voti sulle figure. Ebbene sì, ho deciso di tornare a dare i miei voti alle action figure. Perché mi sembrava una cosa carina, voi me l'avete chiesto un sacco di volte e quindi voglio tornare a darli. Come sempre vi ricordo che se volessi acquistare action figure c'è il mio sito Ara Series Shop nella scheda in alto pure qui sotto in descrizione. Ovviamente acquistando lì mi interessa veramente tantissimo. Vediamo insieme la confezione, ragazzi, che è qualcosa di a dir poco spettacolare. Guardate qui l'immagine del nostro Spider-Man, la scritta direttamente dal fumetto, appunto. Questa, ragazzi, è una veramente fantastica, appunto come nelle copertine dei comics c'è l'uomo ragno, diciamo, a testa in giù, che dice una frase anche abbastanza strana: double trouble. Sinceramente non so che senso abbia, ma cosa carinissima. Qui c'è scritto all'altezza 6 inch e qui c'è il numero, la numerazione, diciamo, delle uscite Mafex. Questa è la numero 75. Questo qui è l'altro lato, ragazzi, anche questo veramente fantastico. Questa è la parte posteriore, guardate qua che figata, un sacco di pose, tutti gli accessori contenuti all'interno. Questo qui è l'altro lato, anche questo molto molto figo. Questa è la parte superiore, questa qui è la parte inferiore. Ma direi di non perdere altro tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Oh, ed eccoci qui ragazzi con il nostro Spider-Man e tutti i suoi accessori fuori dalla confezione, e guardate quanti sono, una vera e propria marea. E cominciamo subito a vederli senza perdere altro tempo. Partiamo dalla basetta, la solita basetta Mafex, che comunque è veramente una buona base, tutta posabile con questa pinzetta finale. Inoltre c'è anche questo pezzo aggiuntivo che si può sostituire alla pinzetta, vedete, con questo perno che servirà non tanto per reggere la nostra figure, che non ha nessun foro, ma per reggere una particolare ragnatela che vedremo tra poco. Ed ecco qui la ragnatela di cui stavo parlando, ragazzi. Come vedete sono fatte tutte in plastica morbida e bianca, comunque lo sculpt è veramente ben fatto, e appunto ha questo foro per poter inserire quel particolare peg su questa parte finale. Come altra ragnatela abbiamo questa qui, bella lunga, con, vedete, questo manico, diciamo, per essere impugnato dalle mani del nostro Spider-Man. Poi abbiamo due di queste ragnatele che, come vedete, si montano appunto sui polsi del nostro Spider-Man per essere lanciate, queste due più lunghe e queste altre due invece un po' più corte, quindi non ci manca niente nel comparto ragnatele. Come altro accessorio, ragazzi, abbiamo questa maschera, guardate qua che figata, anche se, diciamo, ha il difetto di essere un pochino troppo piccola. Ma comunque nel complesso è ben realizzata. Ora passiamo a vedere le mani intercambiabili. Abbiamo queste due qui, vedete, con il pollice alzato, che hanno appunto il foro per poter impugnare la ragnatela. E già qui si può intravedere il painting molto sporco che ha questa figure, e poi ne parleremo più nel dettaglio. Inoltre ci sono le immancabili mani con il gesto della ragnatela, anche queste molto ben realizzate. Abbiamo le due mani chiuse a pugno, eccole qui, e poi abbiamo anche le mani, diciamo, per l'arrampicata, anche queste molto molto ben realizzate. Ma come se non bastasse, come vedete lì ci sono altre due mani e anche altri due piedi, perché ragazzi hanno aggiunto anche le mani con il palmo magnetico, eccole qui, e facendo 2 più 2 anche i piedi intercambiabili hanno i magneti, quindi il nostro Spider-Man si potrà reggere su superfici
radici metalliche. Questa è proprio la ciliegina sulla torta. Per il resto, ragazzi, abbiamo due teste intercambiabili, ovvero quest'altra con la maschera, che è decisamente più cattiva di quella, diciamo, inclusa già sulla figure, con degli occhi un po' più chiusi, veramente fighissimi. Ricordano lontanamente lo Spider-Man di McFarlane, anche se non sono proprio spiccicati, però devo dire che è fantastico che si possa avere anche questo aspetto un po' più minaccioso. E come altra testa intercambiabile con anche il pezzo di collo abbiamo quella di Peter Parker. Eccola qua, ragazzi, anche questa veramente ben realizzata in tutto e per tutto, ragazzi. L'unica pecca è che forse l'espressione sembra un po' cattiva del nostro Peter, però per il resto guardate qui anche il painting nei capelli, fantastico, i ciuffetti sulla fronte, devo dire realizzata molto bene nel complesso. E ora, ragazzi, passiamo finalmente a vedere il nostro Spider-Man più nel dettaglio. Zoomone sul volto, vi faccio vedere la differenza delle due teste messe accanto. Come vi dicevo prima, questa qui intercambiabile è un'espressione decisamente più cattiva e minacciosa di quest'altra. E vi faccio vedere anche, diciamo, la piccolezza della maschera, ragazzi. Gli occhi sono veramente troppo piccoli, non so perché l'abbiano fatta così ridotta. Comunque, focalizziamoci meglio sul viso della nostra figura, sulla maschera. Guardate che spettacolo! Questo è assolutamente il design di Spider-Man che io preferisco in assoluto, con gli occhi grandi così appuntiti in questo modo, ragazzi, un po' squadrati anche, veramente fantastico. Non potevano fare meglio come design per farmela piacere, assolutamente. La testa tra l'altro è perfetta sia di profilo che di fronte, veramente fantastica. E ora vediamo il resto della figura, ragazzi. Come vedete ha un painting molto sporco. E ragazzi, perché secondo me hanno fatto una cosa del genere? Secondo me non è assolutamente casuale. Hanno voluto assolutamente richiamare il painting che avevano le figure di Spider-Man della Toy Biz. Poi le vedremo accanto a questo Spider-Man, ma secondo me, ragazzi, questo è un vero e proprio omaggio. Figo anche il colore blu. Dalle immagini promozionali sembrava molto molto metallizzato, e invece, ragazzi, sulla figure finita non è assolutamente così fastidioso il metallizzato. Io avevo molta paura di questo, ma è un blu scuro leggermente metallizzato con un effetto che devo dire mi piace veramente tantissimo. Lo sculpt anche generale di questo Spider-Man è fatto benissimo, le ragnatele vedete sono tutte scolpite, anche il simbolo è scolpito, la muscolatura e le proporzioni sono rispettate alla perfezione. Come vedete è dotato di mani aperte a palmo disteso di base. Questo qui è il simbolo sul retro, guardate che spettacolo anche questo scolpito tutto sfumato. E vediamo anche le gambe, anche queste molto molto ben realizzate, ragazzi. L'unica pecca, diciamo, della figura è questa articolazione delle ginocchia, di cui si nota leggermente la differenza di colore con il resto delle gambe. Per il resto davvero fantastica in tutto. E a proposito di articolazioni, ragazzi, guardate queste al gomito. Prima di tutto sono bicolore, una cosa che quasi nessuna compagnia ha mai fatto. E non solo, ragazzi, continuano anche le ragnatele scolpite all'interno dell'articolazione, un'attenzione veramente maniacale. Ora, ragazzi, è il momento di andare a vedere le articolazioni di questo Spider-Man, che vi anticipo sono una meraviglia. Cominciamo dalla testa, guardate qui che raggio verso l'alto che ha la testa, spettacolare, praticamente va a 90 gradi verso l'alto, una cosa quasi mai vista. E perché ha questo raggio, ragazzi? Perché il perno che c'è all'interno è molto particolare, vedete, è piegato all'indietro. Questa è una soluzione a dir poco geniale. Oltre naturalmente a questo movimento, anche il movimento in avanti praticamente massimo, aiutato anche dall'articolazione a sfera alla base del collo. Abbiamo il movimento laterale in questo modo, anche questo, ragazzi, guardate che raggio incredibile. E poi abbiamo naturalmente la rotazione laterale. Per quanto riguarda le braccia abbiamo questa butterfly joint che permette un movimento in avanti e all'indietro veramente pazzesco. In realtà non è una vera e propria butterfly joint perché ha anche un movimento in su e in giù, quindi un'articolazione veramente eccezionale. C'è anche il piegamento del braccio tramite cerniera in alto, guardate qua che raggio fantastico. Ovviamente c'è la rotazione a 360 gradi senza alcun tipo di problema, c'è la rotazione qui al bicipite, la doppia articolazione al gomito, ve la faccio vedere più nel dettaglio, guardate che figata la doppia colorazione e guardate qui il raggio incredibile.
Inoltre abbiamo il piegamento al polso e la rotazione al polso. A mezzo buso abbiamo il piegamento in avanti fino qui, piegamento all'indietro fino qui, questo con un raggio ancora maggiore di quello in avanti, davvero ottimo. C'è anche un grandissimo piegamento laterale in questo modo e la rotazione laterale in questo modo. Alla vita abbiamo il piegamento in avanti fino qui, piegamento anche all'indietro fino qui e anche il movimento laterale a sfera in questo modo, quindi un raggio complessivo in avanti e indietro veramente ottimo ragazzi. L'unica cosa che non mi piace di questa articolazione è che piegata in avanti, vedete, si nasconde completamente la cintura. Secondo me avrebbero dovuto adottare una soluzione leggermente diversa, diciamo dipingendo forse la cintura su questa parte del bacino al posto che in questa, o almeno fare metà e metà. Per quanto riguarda le gambe, abbiamo la cerniera, vedete, che permette alla gamba di andare in giù e quindi aumentare il raggio di movimento in avanti che va oltre i 90 gradi. Abbiamo anche il movimento all'indietro, questo qui è limitato dallo scalt, però volendo, vedete, si può portare un po' verso l'esterno la gamba. Abbiamo anche la rotazione qui alla parte superiore, abbiamo l'apertura laterale che è praticamente massima ragazzi. Per quanto riguarda il piegamento al ginocchio, anche qui un raggio veramente pazzesco, qui si crea un po' questo gap, cosa facilmente evitabile, un piccolo difetto che potevano, diciamo, correggere. Per quanto riguarda il piede, abbiamo il movimento del piede in su, movimento del piede in giù, entrambi con un ottimo raggio. Abbiamo la rotazione laterale della caviglia in questo modo, guardate qua, anche questa praticamente va a 90 gradi, è rarissimo vedere un'articolazione del genere. Inoltre ragazzi, abbiamo anche la rotazione del piede in questo modo e anche il piegamento alla punta del piede. Insomma ragazzi, come avete visto, delle articolazioni a dir poco pazzesche. Comunque è arrivato il momento di andare a misurare l'altezza del nostro Spider-Man e siamo praticamente sui 15,5 cm, quindi 6 pollici spaccati, qualcosina in più. Ve lo faccio vedere a paragone del Goku SH Figures ed eccolo qui a paragone anche del Monnezza Spider-Man, che essendo una figura in scala 7 pollici risulta molto più alto. E ora ragazzi, eccolo qui al fianco di altri due Spider-Man veramente fighissimi, ovvero il Pizza Spider-Man e il Mezco. Come vedete risulta un tantino più basso ed eccolo qua ragazzi, finalmente accanto agli Spider-Man leggendari, come li chiamo io. E ditemi voi se il suo painting non vi ricorda questi signori qui firmati Toy Biz ragazzi. E a proposito di questo, io penso che finalmente abbiamo il degno successore di questo capolavoro qui, il McFarlane Spider-Man. Per me non ha avuto rivali fino adesso, ci sono state alcune figure che ci sono andate molto vicino, però questo Spider-Man Mafex secondo me è la nuova figure definitiva dell'Uomo Ragno. E ora ragazzi, andiamo con la tanto attesa votazione. Partiamo dagli accessori, come avete visto sono veramente tantissimi, non potevano fare meglio, quindi un bel 10 a questo comparto. Per quanto riguarda l'aspetto generale, anche qui ragazzi un 10 pieno, perché è veramente spettacolare in tutto, sia come sculpt che come painting. Per quanto riguarda le articolazioni, anche qui ebbene sì un 10 pieno, l'avete visto anche voi, sono delle articolazioni veramente magnifiche. Quindi ragazzi, come avrete capito, il voto totale scaturito dalla media di questi voti è un bel 10 pieno per questo Spider-Man Mafex. Fatemi sapere se anche voi siete d'accordo con questo voto. Ahimè ragazzi, sapete qual è l'unico problema di questa figure? È il prezzo, costa veramente tantissimo. In preordine stava praticamente sui 99 euro, ma adesso è aumentata ancora di più vertiginosamente perché sta diventando sempre più rara da trovare purtroppo. Ma se potete fare questa spesa, io vi dico che assolutamente non ve ne pentirete. Comunque ragazzi, la mia recensione di questo Spider-Man Mafex finisce qui, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa figure con un commento qui sotto, lasciate i like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutare potete anche condividerlo. Vi ricordo che per acquistare questa o tante altre action figure c'è il mio sito Ars Use Shop nella scheda in alto, pure qui sotto in descrizione. Detto questo, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao Dara, da Spider-Man Mafex, e collezionate sempre.